Ciao a tutti, Marco Casario qui, benvenuti a questo nuovo episodio di Trading Today Rubrica Quotidiana che si occupa di condividere e commentare le principali notizie economiche, come queste notizie impattano sui mercati finanziari. Bene, siamo a metà settimana, ma soprattutto, ragazzi, oggi giornata importantissimo. Per questo importantissima, per questo mi aspetto di vedere i mercati un attimo indecisi e in attesa. Della, eh, gran, del grande appuntamento che ci sarà eh, questa sera parlerà la Federal Reserve il governatore della banca centrale americana ehm, parlerà ovviamente di tassi di interesse e nessuno si aspetta nessun tipo di cambiamento ma potrebbe questa in questa press conference potrebbe dire qualcosa sul cosiddetto tampering cioè sulla eh, diminuzione attenzione eh, tapering tapering vuol dire questo in inglese eh, affinare vuol dire quindi diminuire questa grande eh, Pompaggio di liquidità, chiamiamolo in questo modo, che sta avvenendo. Potrebbe, non credo che sarà questo il momento, ma come vi dico sempre, quello eh, al mercato non gli interessa nulla di quello che io credo e soprattutto non deve interessare a me come trader e come investitore. Andiamo a vedere che cosa dirà e poi ehm, eh, cercheremo di ehm, reagire. Di conseguenza, quindi giornata molto importante quella di oggi, sono uscite anche un po' di, di notizie che adesso eh, andremo a, ehm, a condividere insieme. Vorrei un po' ripartire da alcuni punti che abbiamo toccato nella diretta di ieri riguardo a, eh, ad alcuni asset, eh, in particolare ieri abbiamo parlato di materie prime, no? abbiamo parlato dei cicli delle materie prime, delle cinque fasi, del super ciclo eh, che potrebbe, a cui potremmo trovarci, potremmo essere di fronte a quella che Goldman Sachs ha definito l'alba di un nuovo superciclo. Ovviamente ovviamente. In questo caso delle materie prime, così ieri vi ho fatto vedere le mie posizioni aperte. Eh, ehm, lo sapete che non mi piace farvi vedere eh, i miei trade perché non mi piace che eh, il mio lavoro e il mio lavoro di eh, qui che tutti i giorni faccio, porto avanti sul, uh, sul canale, che è quello di educazione finanziaria ed economica, um, venga invece semplicemente sintetizzato nel, nei miei trade. Uh, però quello che ieri ho fatto vedere riguardava delle il mio posizionamento, come sono esposto e posizionato sul mondo delle materie prime che sta continuando ad andare verso l'alto e vi dico la verità, ho ricevuto molte email personali eh, su, su Telegram, dei, eh, no su, Telegram, scusate, su WhatsApp, dei messaggi audio, um, alcuni di complimenti, altri di ovviamente, di ovviamente di critica e vanno bene tutti, tutti e due, però c'era un po' un messaggio di fondo che ho percepito e di cui volevo parlarvi proprio oggi in questa diretta e um, cioè uh, ragazzi il, um, il, il fatto di capire come, molti mi hanno chiesto dopo, ave, la, lezione di, la, lezione, dopo la, la puntata di ieri: Ok, Marco, ma come individui se il momento in cui ci troviamo è un momento di ritracciamento e consolidamento o invece è un momento di inversione di una tendenza? E. e... Guardate bene, la verità è che nessuno lo sa. Quindi la mia risposta ufficiale a questa domanda, Marco, tu sai prevedere se ci troviamo in un momento di consolidamento, in un momento di ritracciamento che poi farà continuare il trend rialzista? La risposta è no, non lo so. Chiunque vi dice qualcosa di diverso vi sta ammettendo, ma... Il lavoro di un trader, di un investitore, non è quello di cercare di prevedere il, fu il futuro, ma è quello di capire cosa sta succedendo, avere una fotografia il più robusta possibile, quando dico robusta vuol dire basata su, su dati, e questo farci capire quali sono le opzioni che abbiamo davanti, che potrebbero verifi verificarsi. Quante volte vi ho detto, ragazzi, ci troviamo in un quadrante economico che è il quadrante reflazionistico, cioè il quadrante economico in cui Cresce l'inflazione, cresce la, ehm, il prodotto interno lordo, il gross domestic product, quindi espansione economica, crescita economica e eh, crescita, pressione inflazionistica. Attenzione, queste cose le misuro per i quadranti economici, le misuro come incremento-decremento rispetto al periodo precedente e non in termini quarter over quarter o year over year. Sono due modi completamente diversi di valutare questi numeri. Quindi per me. Quello che è importante è capire l'accelerazione e decelerazione. Bene, ormai se mi seguite, se seguite i webinar che ogni tanto organizzo, e, e l'ultimo l'ho aperto anche a voi, quello in cui ho parlato proprio dei cicli economici, dei quadranti economici per gli studenti del mio corso, l'ho aperto però a tutta la community, quindi saprete già quali sono gli asset su cui sono più esposto, tendo ad espormi di più, e, e quelli che mi interessano e sono nella mia watchlist quando siamo in territorio reflazionistico, in, in uno scenario economico reflazionistico. No? Da una parte l'azionario, ma come al solito dire azionario vuol dire tutto e niente, e, e, e perché poi bisogna individuare eh, i settori dell'azionario, no? E sapete che, le, per portare un esempio, le tech stock, le, le aziende del, nel settore tecnologico, in mh, situazioni in cui c'è una accelerazione, eh, quindi il, in, nello scenario refalazionistico tendono a performare bene. E, e qui vengo alla domanda iniziale, come, come capire se ci troviamo in un momento di consolidamento, di ritracciamento che poi proseguirà con un momento di um, uh, rimbalzo uh, del, del, del prezzo e di prosecuzione del trend? La risposta è che non lo so, ma di certo dati alla mano posso um, cercare di capire dove dal punto di vista probabilistico cosa è più probabile accada. E quindi non tutti i dip, quindi non tutte le volte che i prezzi ritracciano o consolidano, quello è un segnale per comprare o entrare, ma vi faccio un esempio pratico. Allora guardate, vi porto 4-5 parametri eh, economici. Abbiamo visto che, eh, lo vediamo durante le dirette, l'inflazione sta aumentando mese dopo mese, misurazione dopo misurazione, quindi accelera. Il prodotto interno lordo, sia a livello di mese dopo mese, sia a livello di quarter dopo quarter, sta aumentando. Addirittura vengono aumentate a rialzo. Oggi abbiamo. Ragazzi, guardate, fatemi intanto condividere lo schermo, così vi condivido anche questa, um, questa nuova um, lettura da parte della. Aspettate, dov'è che la trovo? Eccola qui, questa nuova lettura da parte. Del, uh, della Goldman Sachs riguardo la crescita economica, in questo caso degli Stati Uniti. No, guardate queste sono proiezioni, proiezioni su quarter over quarter. Questo vuol dire QOQ annualizzato della crescita del prodotto interno lordo. Guardate qua, Q2 del 2021, guardate cosa si aspetta. Il, um, il, il, come crescita, come dato Goldman Sachs, un dato enorme. Considerate che il consensus è a 8,1%, che già è un valore enorme. E, e poi vedete Q3 7,5, Q4 2021 6,5. E addirittura ci sono le stime per il 2021. Interessante notare come Secondo Goldman Sachs il, la, nel 2021 il prodotto interno lordo quarter over quarter, quindi nei, tre, nei quattro trimestri, tende a scendere, però insomma adesso non. Già, già, non, non vogliamo già cercare di individuare e, e prendere, farci idee su, su quello che sarà nel 2022, rimaniamo concentrati un attimo sul 2021, quindi inflazione che cresce, prodotto interno lordo che cresce, retail sales, i, eh, le vendite al dettaglio, avete visto, l'abbiamo commentato qualche giorno fa è uscito il dato americano, vendite al dettaglio che sono esplose, ancora prima della grande riapertura a cui stiamo andando incontro, um, inventories, quindi tutti i dati che ehm, eh, ci parlano dei eh, beni che sono tenuti eh, nei, nei, nei inventori, nei magazzini, sono ai minimi storici. Il dato che abbiamo visto quando l'abbiamo visto ieri o l'altro ieri eh, sui durable goods, i beni durevoli, altro dato che è incrementato del 25% year over year. Ora, con questa figura, ragazzi, con questa fotografia, e, e sapendo, attenzione, questa fotografia non basta perché questa fotografia ci, dà, ci dice quello che... È, è accaduto quello che sta accadendo dal punto di vista economico. Poi dobbiamo essere bravi, essere bravi vuol dire di nuovo basarsi sui dati, capire come trarre vantaggio di, questi, eh, andam di questo andamento economico in ambito finanziario. Bisogna sapere quali sono le equities, i settori che vanno meglio e quindi ormai già li sapete, ma li sapete perché parliamo di reflazione da un sacco di mesi, ragazzi, è da settembre-ottobre, fine settembre-ottobre, quando effettivamente c'è stata la conferma del cambio del quadrante economico che... Il mio parlare qui con voi tutti i giorni e il mio posizionamento a livello di eh, breve termine e di lungo termine è cambiato e si è spostato sui materials, indra, industrial, tech companies, e tech companies addirittura non solo in, in, negli Stati Uniti, ma tech companies anche in altre regioni geografiche, in altre location geografiche. E, mh, Uh, e abbiamo detto industria material consumer staples, ho cominciato invece a ridurre la parte sulle utilities, ho invece aumentato la parte sugli energetici e quindi, presa questa fotografia, ripeto, partendo da dei dati: no? se la, la mia visione macro e, e, e micro, uh, perché come sapete ho sei step, no? rimane invariata. Secondo voi, se un sottostante ha una flessione o ha un momento di consolidamento di lateralizzazione, che informazione mi sta dando a me? Ed è qui che vado a rispondere alla domanda del titolo di questo video. Come riconosci se siamo in consolidamento o se sta avvenendo un'inversione del trend? Lo riconosco perché... Perché l'unico modo per riconoscerlo è riconoscere il momento, il quadrante economico, lo scenario economico in cui ci troviamo. Il che non vuol dire che il 100% delle volte avrò ragione. Ma io non devo avere ragione o torto, io devo seguire la mia visione macro, che è basata sui dati, le mie strategie che sono basate sia sulla visione macro che poi sulla price action, perché sapete, la price è l'ultimo, lo studio della price action è l'ultimo dei miei step per poi andare a decidere dove, come e perché aprire una operazione, e andare avanti con, il mio, eh, con la mia strategia e con, le mie, con il mio approccio. La maggior parte delle volte avrò eh, ragione, il mercato mi darà ragione, ci saranno delle volte in cui prenderò lo stop loss, ma qualsiasi cosa accada, per me è importante seguire il mio approccio, seguire i numeri, seguire quello che i numeri mi dicono. Ed ecco qui quindi che, andiamo, torniamo un secondo sui, uh, sui grafici, ed ecco qui, andiamo un secondo su HG, ok? Sul copper che è uno dei delle materie prime che più ha avuto una impennata parabolica, no? Guardate, vi metto addirittura il grafico a linee, perché nemmeno voglio andare a concentrarmi sulle candele. Ogni tanto io mi guardo i grafici a linee. Guardate, ragazzi, su questo um, sottostante abbiamo avuto uh, dei momenti di consolidamento. Quei momenti di consolidamento, eccone uno qui a luglio, ok? In realtà, ragazzi, questo è a dire la verità è durato un pochino, eh? il prezzo ci si è allungato parecchio. però diciamo che è terminato qui a, um, è terminato a ottobre. Poi abbiamo avuto il primo impulso rialzista, nuova fase di consolidamento. Eccola qui, che è terminata a febbraio del 2021. Nuovo impulso, nuova fase di consolidamento che è durata, pensare, dal 25 febbraio fino al eh, 21 aprile. Ma in questo periodo in cui il mercato ha consolidato, io non è che ho chiuso le mie posizioni, non è che perché il mercato è sceso ed ha lateralizzato ho chiuso le mie posizioni, io non chiudo le mie posizioni, chiudo le posizioni solo per due motivi, ragazzi, perché mi tocca lo stop loss, devo seguire le mie strategie, se, se c'è posizionato lo stop loss lì, il grafico, quindi il grafico, il sottostante fa una discesa di una mh, percentuale che mi va a toccare lo stop loss, prendo lo stop loss che in, in, tra l'altro sul... In questo caso è un take profit perché sto facendo trailing stop, no? Viceversa, pr primo motivo. Secondo motivo, se cambiano le condizioni che mi hanno fatto entrare. Ma le condizioni non cambiano se c'è un consolidamento, le condizioni non cambiano se c'è una candela rossa, due candele rosse che ritracciano verso il basso, no? Le condizioni per cambiare devono cambiare i presupposti, devono cambiare i dati economici che leggo o se magari non cambiano i dati economici che può cambiare, possono cambiare le politiche fiscali. Ecco che quindi una notizia eh, di Biden che vuole aumentare le tasse ed è solo una proposta, ragazzi, quindi togliamo il rumor iniziale, la volatilità iniziale data dalla da, alla proposta che è uscita sui mainstream media, poi bisogna vedere se questa cosa l'accetteranno. Questa politica fiscale potrebbe in qualche modo far cambiare qualcosina, non impattare su tutti quanti, su tutti i settori e su tutte le, as, le, le gli asset, scusate, finanziari. Ma è qualcosa che sicuramente dobbiamo tenere in conto. Infatti, io vi parlo sempre di monitorare la politica fiscale, eh, scusate, la politica monetaria e la politica fiscale. Ok? Um, e quindi torniamo qui sul, sul grafico. In questi momenti di, accum eh, scusate, sì, di accumulo, poi sono dei, dei momenti di accumulo, ma in questi momenti di eh, consolidamento, io qui compro, di certo non compro se me lo permette il mio money management e compro se me lo permette il mio profilo di rischio, ma. Comprare e aggiungere le posizioni, vedete qua sul HG, no? Guardate la posizione che vi ho fatto vedere. Sul Copper eh, scadenza eh, giugno, 28 giugno, io ho due contratti aperti, ok? Con un profitto di 20.391 dollari. Questi due contratti aperti li ho aperti strada facendo. Quindi magari adesso non mi ricordo la data in cui ho aperto, eh, ho aperto, in questa fascia ho aperto il mio primo contratto, in questa seconda fascia ho aperto il secondo contratto. Quindi qui per me questo, per i dati che avevo letto, era una, um, una, uh, un consolidamento, di certo non era un'inversione. Il che non vuol dire che il 100% delle volte eh, la, la, la visione macro... Fa, fa, fa scopa come diciamo in italiano o e, e, fa un matching per dirla all'inglese con il grafico con i grafici e quindi con la parte finanziaria ok quindi eh, è, è importante questo da, eh, da capire ma questo grafico ve lo potrei far vedere questo stesso ragionamento ve lo potrei far vedere su zc andiamo a vedere zc qua allora zc andiamo a prendere il corno il mais Sempre con il grafico a linee, perché a volte il grafico, i grafici a linee sono più um, interessanti. Eccolo qua. Qui primo impulso, consolidamento, secondo impulso, consolidamento, boom nuovo impulso. Guardate che cosa ha fatto. Ragazzi, anche qui. Queste fasi di consolidamento sono delle fasi, se rimane tutto invariato per quanto riguarda le mie strategie, guardate bene ragazzi, fermi tutti, eh, non, assolutamente non, sono consigli finanziari questi, non vi sto dicendo, ah Marco ha detto che quindi possiamo comprare il copper, il rame, Marco ha detto che possiamo comprare il mais, fermi tutti, no, vi sto solo dicendo perché per, per la mia strategia ed il mio approccio, e quindi per la visione macro che, mi, che i numeri, i dati mi stanno dicendo, per me, quando il prezzo si ferma o scende un pochino, lateralizza, se le condizioni macro non sono cambiate, non continuo a cambiare la mia visione su quell'asset. Ok? E, ed ecco perché questi sono momenti dove al massimo eh, en, eh, aumento la mia esposizione, sempre se il mio money management me lo, me, me lo permette. Ed ecco qui. ZC, per esempio, sto solo con un. Um, eh, come si dice con un contratto aperto con un profitto di 7280 in realtà ragazzi sto solo con un contratto aperto ve lo dico subito perché perché in realtà ZC vedete da questo secondo grafico che vi avevo mostrato ieri ZC ne avevo già chiuso uno portandomi a casa un profitto di 8000 dollari sto lasciando andare l'altro contratto perché qui scatta un'altra importante considerazione le vostre strategie comunque dei take profit li devono avere altrimenti non sono delle strategie ok? Eh, state solo cercando di um Rubare in maniera avida più soldi possibili al mercato. Attenzione, perché il mercato a un certo punto potrebbe girare e di solito con queste, eh, con queste crescite paraboliche, quando il mercato inverte o gira, lo fa velocemente, cade velocemente. Io non voglio lasciare nulla al mercato, non voglio lasciare i miei profitti. Ecco perché continuo a seguire esattamente le mie strategie. Quando c'è prende, da prendere il mio uh, take profit, scusate, non ho tolto la suoneria del telefono quando continuo a prendere il mio um, quando arrivo a, al mio take profit prendo il take profit come del resto se arrivo allo stop loss anche se la mia visione macro non è cambiata ma da strategia lì c'era da mettere il, il lo stop loss e lo prendo mi porta a casa se c'è una perdita da portarmi a casa mi porta a casa una perdita altrimenti mi porta a casa un profitto del resto ieri avrete visto qua ve lo faccio rivedere o io ho una posizione in perdita che è il cacao eccola qui cc vedete, io su questa posizione ho uno stop loss, non è che qui perdo all'infinito perché la mia visione macro mi dice che il prezzo continuerà a salire, assolutamente no, seguire le regole, ma, e di nuovo torniamo qua sui, eh, sui grafici, vi ho fatto vedere ZC, che, che altre posizioni ho aperte, eh, andiamo a vedere ZL, andiamo a vedere la soybean oil, ZL, quindi andiamo sempre sul, sul future del, eh, dell'olio di soia, guardate qua, sempre linea, Vedete che qui, guardate, qui è molto più volatile la, la soglia, no? E lo vediamo anche dal grafico, vedete che ci sono ritracciamenti, ma anche qui, guardate qua, consolidamento, guardate qui un altro periodo di consolidamento dove c'è stato anche un, un dip importante perché dal punto di vista del... Ops, no, non volevo, aspettate, fatemi cancellare questo strumento, eccolo qui, dal punto di vista del... di questo massimo toccato il 24 marzo, il prezzo è sceso dell'11%. Ora, o qui avete preso il vostro take profit, il stop loss, che, che nel mio caso era in, eh, in eh, guadagno, oppure qui avete accumulato, e infatti il prezzo cosa ha fatto? Ha creato nuovi massimi. Ha creato nuovi massimi non perché prevedo il futuro, perché le condizioni, ehm, le condizioni che stiamo guardando, le condizioni che sto seguendo, la narrativa che mi sto creando attraverso i dati rimane la stessa. Ed ecco qui che infatti ZL ce l'ho ancora aperto con un contratto con 11.000 dollari di profitto. Non solo su ZL, esattamente come ZC, guardate, ho già chiuso una posizione con, portandomi a casa il profitto di 11.777 dollari. Quindi sto lasciando andare l'ultimo contratto che comunque ha sempre uno stop loss e sempre un take profit. Ma se dovesse il prezzo ancora lateralizzare e ancora rimangono invariati i due punti, il mio stop loss e la mia visione macro, continuerò a... Seguire il trend. Ok, bene, ragazzi. Dai, questa era una cosa per me importante da, da condividere. Guardate, adesso ve la sto facendo vedere sulle materie prime, ma potrei farvela vedere anche su. Um, andiamola a vedere sul Nasdaq, dai, eh, perché il Nasdaq è un, un altro sottostante che ha fatto tremare in, in molti. Andiamo a vedere l'indice. Ok, l'NDX, perché rimango linee, eh? Eh, rimango a, a, alle, a, alle linee, così lo vediamo bene. Allora, il Nasdaq, vedete, anche qui ha avuto i suoi periodi di volatilità, ma di certo non serve un esperto ragazzi in analisi tecnica per dire che dopo i minimi toccati a marzo del 2020, e sappiamo tutti per quale motivo, il prezzo è andato praticamente sempre verso l'alto, semplicemente creando due momenti un po' più lunghi di consolidamento. Eccolo qua. Eccolo qui, ok? Ci sono stati dei momenti di consolidamento che sono partiti dal 2 settembre e sono finiti praticamente il 30 novembre, quindi abbiamo avuto due mesi di consolidamento e ancora dall'11 febbraio al, uh, qui al 9 aprile, un mesetto di consolidamento e poi nuovi massimi storici per il Nasdaq. Di nuovo, le condizioni non sono cambiate. I consolidamenti li abbiamo avuti per motivi molto specifici. L'accelerazione, vi ricorderete come ultima cosa, l'accelerazione del rendimento, i tassi di interesse sul decennale americano, che necessariamente fa soffrire le, um, le, le, le tech stock. Abbiamo spesso parlato, già questo a settembre-ottobre, di questa rotazione tra growth e value, e quindi le value company hanno cominciato a riguadagnare posizioni nelle confr nei confronti delle growth stock. Ragazzi, ma questo non vuol dire che io. Ho venduto le mie posizioni sulle growth stock. Non vuol dire che è cambiato il quadrante economico. No, vuol dire semplicemente che, la, che il flow dei, dei soldi degli investitori a un certo punto si è spostato anche, anche questa è la parola magica, si è spostato anche sulle value stock. Non è mai una guerra le growth stock contro le value stock. Us, stanno, um, stanno chiudendo di qua. Azzerando le loro posizioni e le stanno aprendo sulle value. No, non è così binario. I mercati, come del resto il vostro approccio ai mercati, non deve essere così binario. E infatti, qui non si vede ragazzi. Perché torno un secondo sulle mie posizioni chiuse, dove vi fanno vedere anche le posizioni aperte. Tra queste posizioni che ho cancellato perché non volevo farvi vedere che cosa ho comprato, ma ci sono aziende che sono growth company. E non è che non le sto più comprando o ho chiuso tutte le mie posizioni, no, alcune posizioni le ho alleggerite. Che cosa vi ho detto in quel periodo? Vi ho detto che soprattutto le aziende con un high beta, con un beta alto, e se seguite il mio canale sapete che cos'è il beta, quelle posizioni le ho alleggerite. E l'alleggerimento di quelle posizioni mi ha liberato liquidità che sono andata a mettere sulle value stock che infatti da ottobre ad oggi hanno avuto delle performance veramente veramente interessanti, no? vi ricordate il grafico che vi ho fatto vedere, il Russell 1000 growth meno il, lo spread quindi sul Russell 1000, cioè il value meno il, il growth, no? si è visto questo rimbalzo, però capite, non è cambiato lo scenario, non siamo in uno, 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 uno scenario reflazionistico, è uno scenario ancora in cui le tech company vanno bene, poi non tutte, non tutte, di questo dobbiamo, questo dobbiamo essere bravi a individuare, perché se io vi faccio vedere, guardate, vi faccio vedere Google, ok? Google Alphabet, che tra l'altro in pre-market oggi, non so se avete visto che sta facendo dopo gli earnings eh, di ieri, bene, oggi in pre-market ragazzi sta a 2462, considerate che ha fatto già il 5%, il 561% eh, in, eh, in, in pre-market, ma guardate qui Google. Eh, Google è andata verso l'alto, sì, ha avuto dei periodi di consolidamento. Guardate qua questo periodo, poi ci avuto quest'altro, ma vedete che il trend ha continuato a salire e le mie posizioni su Google di certo non le ho toccate, quelle di breve termine, quelle più speculative ovviamente. Fatemi bere un po' di. <coughs> Ed eccolo qui. E quindi ehm, Google è andata in questo modo, ma se vado a prendere, non so, Tesla, una delle aziende che ha avuto dei beta molto alti, beh la situazione di Tesla è, è un pochino diversa, perché innanzitutto non, non abbiamo più superato i massimi di gennaio del 2021, di inizio anno, abbiamo avuto un, una, un dip che è, molto, che è stato del 36%, l'azienda rispetto ai massimi ha perso il 36% e non abbiamo più recuperato non siamo nemmeno più arrivati nella parte alta di, questa, uh, di questo top, di questi massimi, intorno ai 790. E il prezzo, addirittura in pre-market, oggi è a 6,90. Bene, allora, dov'è secondo voi che ho leggerito le mie posizioni? Le avrò leggerite su Google o le avrò leggerite su Tesla? Su Tesla, magari su Tesla le ho pure chiuse tutte. Ok, dopo la grandissima impennata perché Tesla, essendo, essendo sempre nelle growth stock tech companies sul Nasdaq, però era una di quelle aziende che il beta ce l'aveva altissimo. E, e ci siamo detti che le aziende che avevano il beta alto sarebbero quelle che nel settore delle growth e delle tech avrebbero sofferto di più. Di certo non sono più interessanti per me. Al massimo, qui posso decidere se andare short ok? Cosa che ovviamente non ho, non ho fatto perché eh, per quanto mi riguarda eh, era assolutamente troppo rischioso andare short su, eh, su, su Tesla eh, così volatile e così anche unpredictable, eh, imprevedibile come movimento, però avete capito, vi ho fatto vedere stesso settore, settore simile, sì, ma andiamo a, un altro, andiamo a vedere un altro settore più vicino a, a Google, andiamo a vedere APL, uh, andiamo a vedere Apple, no? Apple Anche qui rispetto a Google di prima, vedete il grafico di Apple è molto diverso da Google, ok? E ha avuto un periodo molto più lungo in cui ha consolidato. Qui dai massimi del 2 settembre, prima di creare nuovi massimi, ci ha messo eh, il, 26, il 26 gennaio, ma poi, vedete, è ritornato all'interno di questo canale e non ha più superato, non riesce a superare questa neckline intorno ai 137-136 dollari. Ok? E di certo qui dopo questo grande impulso, Apple non è un'azienda in cui nel breve termine anche se lo scenario reflazionistico farà eh, diciamo così probabilisticamente andare il prezzo verso l'alto, beh allora non, non, ci, non ci voglio ehm, non ci voglio mettere attenzione, preferisco mettere l'attenzione su tante altre aziende che stanno andando benissimo eh, per esempio, non so, Amazon anche Amazon ha avuto i suoi problemi, no? Eccola qui Amazon, beh Amazon sta tornando ai suoi massimi storici dopo questo anche lui lungo Uh, lungo consolidamento, guardate anche Baba Alibaba, andiamo un po' sul mercato cinese, sempre quotato però sul Nise, guardate qui che il testa e spalle ribassista che è stato rotto e il prezzo poi è tornato a far visita a questo bottom, a questo pavimento a 2,20 e, e questa è un'altra azienda nel, 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 che nel, per me nel breve, de, nel breve termine, non è che ci, um, ci sto prestando molta attenzione, breve termine, poi lungo termine, è tutto un altro discorso. Però, ragazzi, avete, avete capito come nessuno, nessuno a priori sa se quando un mercato rallenta, lateralizza o, o ritraccia quel ritracciamento, quel consolidamento si trasformerà in un rimbalzo per una prosecuzione verso l'alto o in un'inversione del trend? Nessuno lo sa a priori. A priori, ma noi se sappiamo unire i puntini, se sappiamo crearci questa big picture solida, beh, allora possiamo aumentare le nostre probabilità. Solo questo possiamo fare. Aumentare il vantaggio statistico vuol dire aumentare le probabilità di dove il prezzo è più probabile che possa andare. E quindi mi dico, quando vedo un Google rallentare, quando vedo un Nasdaq rallentare, quando vedo un rame o un uh, petrolio, con anche petrolio non l'abbiamo visto, ma guardate qui, quando vedo quindi un petrolio uh, rallentare, per me quelli è più probabile che siano consolidamenti che... Eh, inversioni delle tendenze, fatemi fare un po' di zoom perché qui andiamo indietro in territorio negativo per il petrolio e ci sballa un po' tutto il grafico. Guardate: qua per me c'è cioè, più probabile che qui siamo in un contesto eh, di ehm, lateralizzazione e consolidamento per una prosecuzione al rialzo, vale bene, non è un consiglio finanziario e infatti, e come vi dico sempre ragazzi, se vi dico una cosa è perché ho, come dicono gli americani ci ho messo i soldi sopra, non ve lo sto dicendo per qualcosa, ve lo sto dicendo in maniera coerente e infatti se vedete qua le mie posizioni vedete che ho tre, tre um, contratti aperti sul petrolio giugno 2021 quando ho fatto questo capture eravamo a 62 dollari sono entrato a, di media a 60 e 65 di media perché aggiungendo quando il prezzo va verso l'alto aggiungendo i contratti poi ovviamente si fa una eh, media del prezzo e sono in profitto di 4.158 dollari in realtà di più perché oggi il prezzo ragazzi sta a 63 55 quindi insomma è già aumentato notevolmente questa questa parte Bene, ragazzi, spero che con questa parte della diretta vi abbia anche fatto capire meglio um, il, un altro pezzo del mio approccio e come mi pongo quando il vedo un grafico che si ferma che rallenta, che non va più verso l'alto e quali sono le considerazioni che faccio avere dei dati avere una visione macro, lo sapete perché mi ha cambiato um, non voglio dire la vita perché sarebbe esagerato non mi ha cambiato la vita ma ha cambiato la vita la mia vita da trader e da investitore perché ho qualcosa di solido e robusto su cui basare le mie decisioni ho qualcosa di solido e robusto che mi fa capire meglio Cosa sta succedendo? Perché sta succedendo? Guardate bene, questo non vuol dire che il petrolio a un certo punto prende e scende, magari torna a far visita ai 40 dollari, non vuol dire che il rame continuerà sempre ad andare verso l'alto, assolutamente no. Vuol dire che trovo una spiegazione razionale a quello che sta facendo la price action e quindi questo mi permette di essere tracciarmi sulla parte più alta del mio profilo di rischio, sapete il mio profilo di rischio è un range, no? Che va dall'X% all'X allo Z%, immagina, ve lo faccio per esempio, dall'1% al 2%. Secondo voi, quando la parte macro si sposa perfettamente con quello che succede sulla price action io dov'è che mi allineo? sulla parte più alta del mio profilo di rischio o sulla parte più bassa? sulla parte più alta sarò più aggressivo? ecco perché ho tre contratti aperti sul petrolio perché in un momento diverso tre contratti del petrolio, sul petrolio sarebbe molto più, um, molto più troppo aggressivo per il, lo, lo scenario economico in questo scenario economico non lo è, posso permettermi la fascia più alta. Ecco che quindi il mio position sizing e il mio risk management cambia anche ed è, è dinamico perché cambia anche al, a, a quello che ci succede intorno. Voglio tornarci su questo, non vi preoccupate, però dai, adesso eh, parliamo di... Eh, andiamo a vedere che, che notizie sono uscite, ragazzi, perché sono uscite un po' di notizie interessanti che volevo condividervi. E, allora, guardate qua, questo è il. È molto interessante questo grafico perché ci mostra il, il numero di. Anzi, ragazzi, prima di continuare una cosa, scusate. Questo è il momento di mettere like. Se queste dirette vi piacciono, se questi video li trovate utili, questo è il momento di comunicarmelo, di farmelo sapere, in che modo? Mettendo like, quindi vi prego in questo momento non siate tirchi con le manine, non è che vi vengono a prendere i soldi a casa, quindi mettete like e iscrivetevi soprattutto al canale e abbiamo raggiunto un, eh, veramente un numero ampio per la nostra community, abbiamo superato i 100.000 iscritti al canale, quindi è stato un bel traguardo e vediamo adesso se dedicherò addirittura un video a questo aspetto e come vi dico sempre per me i numeri sono numeri. Non è che io avevo l'obiettivo di arrivare a 100.000 come non ho l'obiettivo di arrivare ad un milione. Il mio obiettivo di questo canale è uno e uno solo: educare dal punto di evangelizzare la conoscenza finanziaria ed economica. Questo è il mio obiettivo. Poi, quanti mi stanno a sentire mi importa molto meno? Perché per fortuna io non campo con il canale YouTube, campo di altre cose, di tante altre cose, tra cui il trading e gli investimenti. Ma eh, per me questo è è quasi un give back, cioè un dare indietro e quello che mi sta permettendo di raggiungere la mia libertà finanziaria, eh, avere la mia sicurezza finanziaria, e credo che la cosa più corretta che io possa fare sia condividere con altri questa, questo mio percorso. Quindi, questo è il vero obiettivo del canale. Bene, ragazzi, dai, andiamo, eh, torniamo alle notizie. Questo, dicevo, questo grafico è molto carino perché ci fa vedere. Eh, la Bank of America l'ha mostrato come, negli ultimi earnings che sono stati comunicati dall'azienda dell'SP dell'S 500, c'è stata la menzione eh, della um, la menzione del, uh, della parola inflazione guardate quanto è aumentata l'uso di questa parola nelle dichiarazioni delle aziende ragazzi questo è importante perché vuol dire che le aziende cominciano ad essere preoccupate preoccupate del eh, di, di, di questo consumer price index che aumenta e, e quindi mh, era mh, diciamo interessante condividere con voi questa Un'altra informazione che volevo condividere riguarda eh, i dati eh, del, dei contagi e i dati delle morti in Israele, sapete che Is Israele è stato eh, il paese che praticamente ha vaccinato, ha fatto vaccinazioni di massa, ha raggiunto per prima un numero molto alto di vaccinazioni, credo che abbia praticamente completato di vaccinare tutta la popolazione, la cosa interessante da notare è come effettivamente abbia sconfitto il numero di casi e il numero di morti con vaccinazione di massa possiamo prendere il caso israele come caso per capire cosa succederà nel nella seconda parte nel secondo semestre del 2021 e nel 2022 quando anche altri paesi avranno completato il giro di vaccini e insomma ci sono paesi che sono un po più avanti paesi che sono un po più indietro ma tutti quanti si stanno muovendo quindi sicuramente questo è un buon case study Ragazzi, è uscito ieri il numero, ehm, il dato sulla uh, fiducia dei uh, consumatori e eh, la fiducia dei consumatori eh, è, è, continua ad aumentare negli Stati Uniti, è rilasciata dal The Conference Board. E, ehm, continua ad aumentare e vedete che siamo arrivati. a fatto un più 12,7 punti, quindi insomma mh, dato positivo. E, e dal punto di vista percentuale, siamo passati, scusate, sull'indice a 121,7 da 109 che eravamo a marzo. La Perché è importante la fiducia dei consumatori? Perché la, consuma, la, la, la fiducia dei consumatori ci dice quanto è predisposto il consumatore a spendere. Ricordatevi una cosa: sarà molto interessante vedere, e i mercati. Stanno aspettando questo dato vedere il, uh, uh, le vendite al dettaglio nei, dei prossimi mesi perché ci si aspetta una, un grande incremento da questo punto di vista. E noi staremo qui, non vi preoccupate a monitorarli e a, um, a, a vederli. Ok. Allora, um, eh, vi, vi riporto un aggiornamento di una grafica, ragazzi. Questa grafica è data dal Bloomberg Terminal. Il Bloom Bloomberg Terminal è un terminale molto costoso, tra l'altro, ma a pagamento. Fatto sta che quello interessante è vedere la crescita sugli earnings. Vedete che mediamente, tutti quanti i settori che vedete qua. Tutti quanti settori sono, hanno avuto delle, um, dei profitti, crescita di profitti di circa mediamente il 45,68%. Ragazzi siamo in territorio reflazionistico. Se è vero che siamo in territorio reflazionistico, allora è vero che le aziende devono aumentare i profitti. Punto. Vedete il matching di cui vi parlo? Economia, finanza. Se la finanza ci, ci diceva che gli earnings delle aziende erano invece diminuiti, erano andati in territorio negativo, beh, allora c'è qualcosa che non sta funzionando. Non è che non sta funzionando, allora c'è una discrepanza tra il mondo economico e il mondo finanziario. Succede? C'è spesso, a volte più accentuata, a volte meno accentuata. E allora che, succe che mi succede a me come trader e come investitore? Sono più cauto. Farò meno operazioni, userò un profilo di rischio più basso, starò verso il, il profilo di rischio più basso di cui parlavamo prima perché c'è qualcosa che non torna e bisogna aspettare e capire meglio perché invece qui sta andando tutto come deve. Momento quadrante reflazionistico: Earnings che aumentano mediamente su tutti quanti i settori del mercato az... dei mercati azionari del 45,68%. Eccolo qui, ragazzi, il un altro, e questo l'ho fatto vedere prima, no? il prodotto interno lordo, la stima, la proiezione del prodotto interno eh, lordo e, ehm, eh, de, e di, di quello che si aspetta Goldman Sachs per gli Stati Uniti. Vedete che. Um, questa uh, il Q2 ci si aspetta una enorme crescita quindi il consenso qui che è la sintesi l'abbiamo parlato ieri di consenso no? l'altro ieri è la sintesi eh, di quello che pensano tutti gli analisti finanziari è settato a 8,1% ma Goldman Sachs è molto più ottimista e pensa ad un 10,5% e poi un Q3 e un Q4 che si abbassano un pochino quindi ricordiamoci che questi numeri sono proiezioni quindi non ci facciamo troppo affidamento perché a noi come vi dico sempre piacciono i numeri reali i numeri che escono No, noi con le, non basiamo, io non baso le mie strategie, il mio posizionamento, la mia esposizione con le proiezioni nella speranza che qualche analista o qualche banca ci abbia azzeccato. No, io le baso sui numeri che escono, voglio vedere i numeri reali. Ok, allora um, continuiamo con le notizie. Um, House Price Index è uscito anche per gli Stati Uniti e, indovinate un po', anche per gli Stati Uniti il dato continua ad aumentare. Infatti abbiamo avuto un aumento dello 0,9%, quasi dell'1% rispetto al mese precedente. Siamo arrivati al 12,2% da febbraio del 2020 a febbraio del 2021. Quindi come UK, come eh, l'Olanda, come eh, il Canada, come l'Australia, eh, anche... Gli, negli Stati Uniti continua ad aumentare il prezzo degli immobili, continua ad aumentare il prezzo degli immobili, ma ragazzi se come vi dico sempre andare a spacchettare il dato e lo potete fare a vedere, andandovi a vedere il report, noterete una cosa che sta aumentando ma aumenta in, in posizioni geografiche ben precise, per esempio New York non, non stanno aumentando il, 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 gli acquisti delle case eh, a Manhattan per esempio, no, stanno aumentando fuori. Manhattan, anzi, stanno scendendo. Perché? Perché oggi, che senso sa comprarsi una mega casa a Manhattan quando dobbiamo stare in lockdown, con i prezzi che ha Manhattan e con perdere l'esclusività di stare a Manhattan perché non c'è nessuno in giro o che c'è poca gente, capito? C'è tutte considerazioni da uh, guardare. Um, continuiamo sempre con, il, uh, con i dati. È uscito il CPI, Consumer Price Index, in Australia e il Consumer Price Index in Australia è... Pensate un po', anche, anche in Australia ha aumentato dello 0,6% questo trimestre, ok? Quindi sui 12 mesi, quindi marzo 2020, marzo 2021, è comunque aumentato dell'1,1%. Andiamo avanti, è uscito il dato sulla consumer confidence, quindi la fiducia dei consumatori, anche in Germania, misurato dal Growth from Knowledge, il GFK, e anche in questo caso vediamo che il forecast è diminuito, cioè in questo, non anche, in questo caso vediamo che invece il forecast è diminuito di 8,8 punti su, eh, per maggio 2021 e 2,7 punti da aprile di quest'anno, quindi è stato rivisto al, al ribasso. Ok? Quindi interessante vedere che in Germania la situazione è leggermente diversa da, da altri paesi. E, ok, ragazzi, direi a questo punto di andare a fare la nostra classica passeggiata sui mercati eh, finanziari. Come al solito, partiamo da eh, Bitcoin. E torniamo anche alla visualizzazione a candele. Adesso lo possiamo sicuramente tornare qua a candles. Facciamo un po' di zoom perché abbiamo avuto due belle giornate per Bitcoin. Soprattutto il grande rimbalzo, qui il 26 aprile, e il 27 aprile, cioè ieri, ha chiuso quasi con il 2%. La candela di oggi è un po' incerta. Forse anche Bitcoin sta aspettando il, il la Federal Reserve che parla stasera alle sette, sette e mezza mi pare? Non lo so, lo scopriremo nella sessione americana, per ora vedete che la candela è una doci perfetta, cioè si è mossa prima un po' verso il basso, poi si è mossa verso l'alto e... Uh, e, e però è rimasta ferma la chiusura di ieri. Siamo infatti a 50.000 55.119 dollari in questo momento. Ok, andiamo a vedere la, uh, che cosa, se è riuscita finalmente la, uh, ed è riuscita, sì. Uh, la Cina, il CSI 300 a rimettersi sopra alla struttura 50.000 uh, a 5.090 e l'ha fatto la candela di stamattina è riuscita a guadagnare mezzo punto percentuale e si è portata al di sopra di questa struttura. Vedremo ed è quello che stiamo aspettando, se riuscirà a la forza di rompere quest'altra struttura qua e di pos posizionarsi sopra la media 50 periodi. Nikkei 225, 25, scusate, um, di nuovo una fase di compressione, fase di compressione che era già stata creata, vi ricordate, l'avevamo commentata e vi ho detto ragazzi, queste sono le fasi più interessanti perché a, a valle di una compressione ci sarà un'esplosione, verso l'alto o verso il basso, nessuno lo sa, beh, per il Nikkei è stata verso il basso, e infatti vedete che qua ha chiuso ehm, nella parte bassa di questo rettangolo, ma poi ha avuto il rimbalzo il 22 aprile, la candela di oggi, eccola qua quella del, di questa mattina, chiude comunque in un piccolo ehm, punto positivo chiuda 0,21%, eh, ma eh, di nuovo eh, sono veramente candele mh, veramente piccole. Andiamo in Europa dove il Fusimib è fermo, fermo sul prezzo di ieri, anche qui siamo in una fase di ehm, diciamo così compressione dei prezzi. Guardate che candele piccole quelle degli ultimi due giorni. Ieri alla fine ha chiuso con un meno 0,17, oggi siamo leggermente sopra il prezzo di chiusura di, eh, di ieri. E vedete che, però, veniamo fuori, abbiamo recuperato metà di questa candela, della brutta candela che c'è stata il 20 aprile con la perdita del 2,44%, ma la cosa interessante è che rimaniamo. Ragazzi, anche qui consolidamento o inversione, ritracciamento o inversione? Ragazzi, rimaniamo sull'impulso, sul ritracciamento di questo impulso rialzista qua per il Fusimib. Questo è l'impulso rialzista. Siamo rimasti sulla fase di ritracciamento. Guardate, sulla fase più alta di ritracciamento addirittura del 38 e 2. DAX, andiamo a vedere il DAX. e um, Uh, il DAX, vedete che ieri vi, ha, vi avevo detto la candela area negativa infatti ha chiuso con il meno 0,30%. La candela di oggi sta guadagnando il meno 0,30%. Fatemi togliere un po' questo eh, piccolo triangolo che avevo eh, di prosecuzione del trend che avevamo ehm, disegnato credo proprio ieri. E vedete che per ora ci sono tutte quante intraday. Guardate che bello come tutte queste candele qua sono tutte quante candele intraday. E eh, scusate. Sono candele um, eh, interne alla candela del 20 aprile. Vedete che sono tutte quante, sono contenute all'interno del corpo. Ok. Ok. Um. Andiamo a um, vedere il pre-market americano, partendo come facciamo in questo periodo, perché stiamo molto attenti, partendo a, dai US10, quindi dai rendimenti, dal tasso di interesse del decennale americano, perché ieri ha fatto una bella candela verso l'alto, no? È tornato sopra gli USA, ieri ha fatto il, il più 3,62%, si è riportato sopra a questo canale. Guardate bene ragazzi, per come sta andando l'economia, mi aspetto... Che i tassi di interesse non scendano, ok? Mi aspetto che nel tempo possano salire e non è un male che salgono è, è sta, ha, ha scosso i mercati quando c'è stata un'accelerazione troppo elevata. Eccola qui, guardate qui che accelerazione, che ha colto un po' tutti di sorpresa. E quindi quando tutti vengono colti di sorpresa è normale che sui mercati, boom, l'emozione la fa poi da padrona, no? Ma mi aspetto che i, eh, i, 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 i tassi di interesse. Ricordatevi una cosa ragazzi, eh, quando i tassi, i rendimenti si alzano, in particolare quelli del decennale, eh, questa, fatemela eh, dire qua questa cosa, vi ricordate che cosa significa? Significa che c'è paura per la pressione inflazionistica ed è proprio per questo motivo che mi aspetto che i rendimenti possano salire nel tempo. Possono salire anche perché... C'è un aumento dell'attività economica perché vi ricordate che se salgono i rendimenti, che cos'è che diminuiscono? Diminuiscono l'obbligazionario, obbligazio, vuol dire che c'è un sell off sull'obbligazionario, no? Se io qui vi vado a far vedere l'obbligazionario, non il tasso di interesse dell'obbligazionario a 10 anni, ma vi faccio vedere l'obbligazionario, vedremo le candele che stanno scendendo. Vedete? C'è stata questa grande discesa, ritracciamento, media 250 periodi usata come resistenza e nuovo. Impulso, inizio di impulso verso il, il basso. Quindi non mi sconvolge vedere un tasso di interesse che sale. Non voglio vederlo salire troppo velocemente. Ma che salga, ci sta, c'è inflazione, ragazzi, e c'è paura per l'inflazione. Ok. Andiamo a vedere cosa sta facendo l'SP 500. Fermo, fermo ieri, fermo oggi. Vedete che ieri praticamente ha chiuso sullo stesso prezzo del giorno precedente. Oggi pure siamo fermi. Il Nasdaq ieri eh, ha perso un uh, pochino. C siamo in pieno earnings de de del technology, eh, ragazzi. E quindi. Um, ieri chiude con un meno 0,42%, oggi sta perdendo un meno 0,17%. Oggi c'è um, Apple e Facebook, ieri c'è stato Google e My Microsoft. Infatti, Google ha fatto quella bella esplosione in pre-market oggi e sono andati molto bene. Veramente, Google è una macchina per stampare soldi e, e mi, mi pento veramente eh, solo di, avercene, di non avercene così tante come vorrei di, di azioni di Google nel mio portafoglio di lungo termine ma del resto devo rispettare la mia asset allocation scusate, avevo bisogno di bere e quindi andiamo a vedere un po' le materie prime, cioè le materie prime. Andiamo sulle currencies, guardiamo il dollaro, che oggi eh, fa come ieri un eh, movimento eh, verso l'alto. Ieri ha chiuso con un più 0,13%, oggi sta con un più 0,17%. Si sta riavvicinando alla media 50 periodi, si sta riavvicinando a questa struttura 11,780 di cui vi ho eh, parlato. E eh, il, Quindi oggi, come dice Luigi, oggi il dollaro è verde, sì, ieri non volevo dire che era verde, volevo dire che era ribassista, ma oggi il dollaro è effettivamente verde, lo è stato anche ieri. E ovviamente, che ci aspettiamo di vedere sull'euro-dollaro, un euro-dollaro che si indebolisce un po'. Quindi dopo queste due sessioni di indecisione, ma comunque eh, leggermente ribassista. Il prezzo eh, oggi sta scendendo un uh, pochino, lo vedete, sta perdendo lo 0,19%, che è praticamente quello che guadagna il, il dollaro. Quindi direi situazione di equilibrio dal punto di vista della forza tra euro e dollaro, perché se il dollaro eh, come indice guadagna lo 0,17%, euro-dollaro perde lo 0,19%, vuol dire insomma, stiamo, uh, stiamo lì. E, um, andiamo a vedere l'oro e l'oro riscende, come del resto... Per quale motivo loro non dov dov avrebbe dovuto continuare verso l'alto. Ha sentito la struttura, la soglia psicologica 1800 e vedete che si sta reindirizzando verso i 1750. E per me rimane importante i 1750 come soglia per vedere se riuscirà a rimanere sopra o invece si riporterà sotto. Sapete già, seguite il mio canale tutti i giorni, sapete già qual è la mia visione. Sia di breve termine che di lungo termine sull'oro, quindi nulla assolutamente di eh, sconvolgente. Del resto, eh, anche dal punto di vista della price action, continua a comandare questo grande doppio massimo con questo impulso ribassista qua e quindi continua a muoversi il petrolio l'abbiamo visto prima il petrolio ieri ha fatto una bella candela eh, che ha guadagnato quasi l'1,70% ha fatto più 1,66 rimane comunque dentro questo canale lo vedete qua dove la parte bassa ce l'abbiamo intorno ai 58,30 dollari e 30, la parte alta ce l'abbiamo intorno ai 63,60 e, e ieri si riporta rimbalza sulla media a 50 periodi vi ricordate vi avevo detto vedete come si sta comprimendo proprio lì sopra um, e oggi si sta, sta facendo un più 0,87, ma qui c'è da vedere che cosa succederà quando apriranno i mercati americani. Eh, il rame ha fatto, si è fermato dopo la, 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 le, due, le tre grandi candele, guardate ragazzi che, che tre candele che ci ha fatto incredibile il rame, sono sicuro che il rame sarà il... qui lo dico e qui lo nego, non le dico mai queste cose, non so nemmeno perché lo faccio, perché quando le dico mi porto sfiga da solo, ma la sfiga e la fortuna non c'entrano niente nel mondo del trading, ma... Sono sicuro che già per come sono andate le cose, ragazzi, perché questa è la mia terza operazione sul rame, sapete, avete visto una ce l'ho aperta, una l'ho chiusa e una l'avevo chiusa tempo fa. Sono sicuro che il rame sarà il mio miglior asset in termini di performance alla fine del 2021 e lo posso dire. Non c'è certezza in questo, in questo mestiere, ma per come sono andate le cose, anche se stiamo solo nel primo semestre dell'anno, sono sicuro che il, il rame sarà la mia miglior performance, la mia miglior posizione in termini di profitto sulla mia profit and loss eh, della mia equity line eh, di fine anno. Poi mh, lo, lo staremo a vedere come facciamo sempre. No? Sapete che di solito in due appuntamenti dell'anno io faccio, mi confronto, mostro la mia equity line con voi per vedere come sta andando la mia attività. Quindi eh, sapete l'anno scorso che profitti ho fatto, non credo quest'anno di raggiungere quel, eh, quel, quel profitto, ma mai dire mai nella vita, no? Staremo a vedere. Ok, allora ragazzi, eh, abbiamo finito la nostra passeggiata, andiamo a rispondere un po' a qualche domanda, anche se pure oggi ci siamo un attimo, um, eh, un attimo rialzati e abbiamo un attimo allungato. Allora c'è Andrea che mi chiede a TNT. Allora Andrea, credo che a TNT l'abbiamo vista recentemente, quindi vado veloce. Sicuramente ci sono i disegni che avevo fatto l'ultima volta che l'avevamo vista. Allora, sì, infatti, guardate, qui c'è stato questo lungo periodo. Eh, quasi potrebbe essere, qui potrebbe qualcuno vederci, a me non piace geometricamente, eh, però. Qui quasi potrebbe esserci un rounding bottom. La cosa interessante è che il prezzo sembra abbia tenuto e abbia usato come supporto la, la struttura a 30,70, 30,80. Oggi in pre-market siamo proprio a 30,87, 87, quindi leggermente sopra. Qui c'è stato questo scivolone qua, post-earnings, -earning, post eh, che sono stati pubblicati il 22 aprile. Vedete che praticamente da quei valori lì il mercato ha perso circa il 2%, ma... Mh, Uh, il prezzo rimane comunque lontano dalla media 50 periodi e, e quindi sembra che sembra eh, perché qui ragazzi, vi faccio vedere un'altra cosa. Guardate, qui c'è un altro test e spalle con la Neckline molto inclinata, però, questo potrebbe essere una, un, una, una conferma di una possibilità eh, maggiore di, una, um, di un rialzo di, eh, a ATT. Del resto sta ancora lontano dai valori che aveva, ragazzi, prima qui a marzo del 2020, qui eravamo intorno ai 40 dollari, eh? quindi siamo ancora abbastanza lontani. Allora, in tantissimi mi chiedete Ethereum, andiamo a vedere ETH, che ne dite se lo andiamo a vedere con BTC? Quindi non con il dollaro ma con BTC, che è la cosa più interessante in questo momento, ancora più che prima, ragazzi, è importante vedere i prezzi delle altcoin nei confronti di Bitcoin. E guardate qui che vediamo, l'avevamo già notata insieme, eh, massimi storici per Ethereum che ha rotto i massimi del 4 febbraio. E sta continuando ad andare verso l'alto, siamo quasi a 0,05. Ve lo faccio vedere anche contro il dollaro perché, magari, per molti di voi è più chiaro vederlo qua. Guardate qui: che bellissimo uh, valore! Ed eccolo qui. Infatti, proprio da, da qualche ora, minuto siamo ai nuovi massimi storici a 2,720. E, e qua um, eh, vedete che il prezzo anche la candela di ieri aveva creato dei massimi storici il 27 aprile. Eh. Quindi, veramente interessante il movimento di eh, Ethereum. Soprattutto se paragone al movimento di bitcoin ecco perché è interessante vedere in questo periodo per le altcoin il loro prezzo nei, nei confronti di bitcoin per capire quanto stanno sovraperformando e come si stanno muovendo rispetto ad un bitcoin che in questo momento è un pochino più laterale eh? ma mh, non vuol dire che mi aspetto di non rivedere i massimi su bitcoin o almeno per come le cose sono andate poi sapete c'è sempre è una delle notizie che può uscire su Bitcoin può riguardare le tassazioni può riguardare qualche altro paese che eh, vieta l'utilizzo come è successo in India come è successo in, in, in Nigeria come è successo in Turchia eccetera quindi queste di solito sono notizie sicuramente negative allora Federico mi chiede Audi N0D Federico Audi N0D um, credo che anche questa l'abbiamo vista certe volte mi confondo ragazzi tra il tra uh, la, 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 um, eh, i webinar e i, quello che vediamo invece uh, su um... Qui sulla, sulla diretta. Allora, qui abbiamo avuto una accelerazione del prezzo che è andato e tornato sulla media 200 periodi. La candela di oggi sembra che stia rompendo eh, la, la, la media 200 periodi verso il basso. Eh, quindi vi direi che siamo in un momento molto. Qui veniamo fuori da un momento ribassista che era partito il 21 agosto. Vedete impulsi ribassisti con i vari ritracciamenti. Poi qua è successo qualcosa perché il prezzo si è riportato sopra la media 200 periodi. E qui ci poteva essere quasi un testa e spalle, guardate ve lo faccio vedere qua, te lo disegno, eh, guarda, questa era la, test, la spalla, aspetta che te la disegno prima spalla, se riesco a fare ok, prima spalla qui, seconda spalla qui, questa era la nostra testa, questa era la neckline era di inversione, era un test e spalle di inversione, l'ha rotto, eh, l'ha rotto con la candela del 23 marzo, ma vedete che il prezzo è tornato a far visita alla media 200 periodi, quindi sarà molto interessante vedere qual è il movimento che vuole fare. Difficile da tradare in questo momento a Odiz N0D perché sta dando veramente molti falsi segnali, quindi eh, quando succede questo io preferisco guardarlo da un po' più di lontano, che vuol dire cambiare time frame e essere più cauto nell'approccio ai eh, Nell'approccio a questo sottostante, allora eh, Livore, o oh non so il, qual è il nome esatto, CRM, quindi andiamo a vedere Salesforce, settore americano, eh, azienda software as a service, mondo tecnologico. Allora, quello che noto, eh, sicuramente questo grande gap che c'è stato post earnings, ancora quello che noto è questa trend line discendente che non è stata mai superata. Vedete che il prezzo l'ha usata qui. Quasi qui, guarda l'allungo un attimo, ha cominciato a usarla dal 2 settembre. Vedete come una volta, due volte, tre volte, quattro volte, cinque volte. E adesso vediamo se riuscirà a uh, romperla. <coughs> il prezzo c'è stata il, la media 50 periodi che è scesa sotto la media 200, quindi debt cross, segnale di uh, debolezza dei prezzi. E, e Quindi io qui starei molto a guardare perché, ripeto, questa trend line un pochino mi, ehm, mi per il breve termine almeno, mi, mi, mi fa riflettere. E, e niente, qua eh, dobbiamo veramente vedere il prezzo, se la media riuscirà a riportarsi sopra la 200, se la media 50 riuscirà a riportarsi sopra, se il prezzo romperà questa trend line. Attenzione ad una cosa, ragazzi, se dovesse rompere la trend line comunque, qua incontriamo, incontrerà molte resistenze. La prima la incontrerà intorno ai 2,50, la seconda la incontrerà intorno ai 2,70, la terza la incontrerà intorno ai 2,84, insomma parecchie resistenze proprio perché si tratta di una trend line dinamica, ecco perché a me piacciono più le trend line statiche. Allora, um... Francesco mi chiede eh, Saipem. Ehm, allora, Saipem, ragazzi, lo sapete, è, è molto correlata al prezzo del petrolio. Allora, ci ha avuto questo brutto scivolone qua che ha perso il 6% proprio nella giornata di, di oggi. Non so qual è la notizia, non seguendo l'azienda, non so dirti qual è la eh, notizia, ma quello che ti posso dire è che anche qui si era formato un guarda, te lo faccio vedere qua. Un e spalle. Questa è la testa. Eh, scusami, spalla, testa, spalla, di inversione, inversione perché? perché qua il prezzo sembrava volesse recuperare ma poi è successo qualcosa in questo momento e infatti l'ha rotto questa era l'entrata short su Saipem da analista tecnico, eh? non è un consiglio finanziario quindi c'era l'entrata short il uh, 20 aprile e adesso sareste già in un bel profitto perché questa era un'entrata a seconda delle vostre regole di posizionamento eccola qui Insomma, già eravate in profitto di, con un rapporto rischio rendimento di 1 a 50. Fatto sta che eh, veramente adesso bisogna vedere uno, perché è scesa in questo modo, ripeto, non so qual è la notizia, non seguo l'azienda. Due, che cosa farà il prezzo sulla media a 200 periodi, che è questa linea rossa qua. Eh, per ora ti direi che il breakout sul test e spalle di inversione tende a comandare da questo punto di vista. Allora, eh sono usciti gli earnings, ci dice Lorenzo, ok, perfetto, strano che non me li segna qua gli earnings, perché TradingView di solito me li dà gli earnings, quindi evidentemente non sono stati presi benissimo, immagino, dal, perché il 6% l'ho perso fino adesso, ma aveva perso di più perché era arrivato a 1,8, 1,88. Um, allora, um, euro yen settimanale, oh, qualcuno che usa il settimanale, Sempre poco gettonato il time frame settimanale, no? <ride> allora, pensate che io quando ho iniziato a fare trading usavo praticamente solo il settimanale. Allora, eh, triangolo simmetrico dal 2008. Mamma mia. <ride> dal 2008. Vabbè, capisco senza tornare adesso al 2008, capisco che è questo. Questa. Ops. Questa rottura qui ha rotto già da un po', a dire la verità, però il triangolo. Eh? Ma è bruttino perché qui la parte bassa tocca solo due, ha solo due punti di contatto, eh? quindi non è che mi piaccia troppo, però ti dico è stato rotto molto tempo fa. Cioè la rottura, se non sbaglio, sarà avvenuta tra il 15 febbraio e il 22 febbraio, quindi questa era l'entrata tecnica, ok? E, ah ok, sì, era per vedere se lo vedo sì sì, ci sta, non sono arrivato nel 2008 ma uh, ci sta, ok uh, Valerio mi, mi dice grazie Valerio delle informazioni hanno problemi in Mozambico uh, Saipem, ok Earnings negativi ok e allora, vediamo FCX allora, torniamo su time frame settimanale andiamo a vedere Freeport FCX che sta andando alla grande eh, perché non a caso è spinta dall'aumento di prezzo del, uh, del um, uh, come si chiama, ragazzi? Del rame. Ok. E infatti, io qua ho mio, come mio appunto buy more. Perché avevo già delle posizioni che ho piano piano aumentate ho aumentato sempre di più. Um, Vedete, c'è stato il rimbalzo del prezzo sulla media a 50 periodi. E praticamente, ragazzi, è da, dal 25 giugno del 2020 che il prezzo non è mai. Non ha mai rotto sotto la media, sì no, veramente qui ha rotto, ma poi è subito rientrato la media 50 periodi, quindi grande forza del prezzo. Che guardate quanto si è distanziato anche dalla media 200 periodi: altro segnale tecnico di grande forza. E qui adesso siamo arrivati, ops, siamo arrivati un po'. Il prezzo ha sentito un pochino eh, i massimi toccati dal 19 febbraio. Vedete qua praticamente. Non è riuscito a rompere, ha formato quello che potrebbe essere un piccolo triangolo di eh, ascendente, lo vedete qua. E vediamo se ci riuscirà questa settimana a romper eh, sopra. Comunque, dal punto di vista tecnico, qua rimane grande forza del, del prezzo Cinzia. Quindi, ragazzi, un'ora e zero, tre minuti. Dai. Direi che per oggi è tutto, tanto non vi preoccupate, noi ci vediamo domani, soprattutto il, nel canale Telegram di oggi, vi lascio qua il banner, eh, parleremo, commenterò sicuramente la, la, quello che dirà la Federal Reserve nella sua press conference, sentia, sentiremo il buon vecchio Powell, io me lo guarderò in diretta, quindi non vi preoccupate, ci vediamo prestissimo, buon trading a tutti, ciao.